Buongiorno e benvenuti al webinar Riciclaggio e infiltrazioni della criminalità organizzata a ripartire con nuovi indicatori di rischio. È un webinar organizzato da ARRA in collaborazione con Bureau van Dijk, nostro partner, e il laboratorio Transcrime dell'Università Cattolica di Milano. Nel panel, moderato da Carlo Cosimi, vicepresidente ARRA e Head of Corporate Insurance and Risk Financing SAIPEM, abbiamo Michele Riccardi, docente di economia aziendale dell'Università Cattolica e senior researcher di Transcrime, Costantino Visconti, professore di diritto penale dell'Università di Palermo, Enzo Bivona, professore di economia aziendale sempre dell'Università di Palermo, e poi per Bureau van Dijk abbiamo Vitaliano Tobruk, Head of Risk Solutions Southern Europe, e Francesca Sibra, che c'è ma la cui webcam attualmente non funziona, che è Head of Compliance Solutions. Vi ricordo che siete collegati con l'audio disattivato, potete inviarci le vostre domande o osservazioni tramite la chat e la tab delle domande. Detto questo, lascio la parola a Carlo e vi auguro un buon webinar. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi tratteremo un argomento estremamente complesso e delicato per l'economia delle imprese del nostro paese. Tratteremo il rischio di riciclaggio e di infiltrazione della criminalità organizzata, un rischio reale alla luce anche delle dichiarazioni di attenzione che la Banca d'Italia, la Direzione Investigativa Antimafia e lo stesso Ministero degli Interni, ma anche le recenti cronache giudiziarie di questi giorni hanno portato in evidenza come questa sia una minaccia reale e forte. Oggi abbiamo il piacere di parlarne con Transcrime, come diceva Chiara, con il DEMS dell'Università di Palermo e con il Bureau van Dijk. Come risk manager, quello che vedo, quello che sento è che questa crisi Covid ha reso più vulnerabili alcuni settori industriali e le imprese che operano in questi settori per la mancanza di liquidità e anche di un accesso al credito. Questo, da un lato, aumenta sicuramente il rischio di essere vittime di un fenomeno come quello dell'usura, però anche un'altra direttrice è l'arrivo di queste agevolazioni, di questi finanziamenti anche a fondo perduto, comunitari italiani, fa aumentare, a mio modo di vedere, il rischio di creazione di appositi schemi di riciclaggio della criminalità organizzata. Io partirei ponendo la prima domanda al professor Riccardi dell'Università Cattolica per capire se questa sensazione, se il rischio di infiltrazione e riciclaggio è davvero aumentato in questa emergenza e qual è la fotografia dei dati a vostra disposizione. Innanzitutto buongiorno a tutti e grazie ancora dell'invito. Siamo in tanti anche se distanti, come è giusto che sia in questo periodo. Venendo alla tua domanda, non è solo una sensazione. Diciamo, cercando di sintetizzare quello che è stato segnalato dal Ministero dell'Interno, penso alla circolare di aprile o all'analisi molto lucida del neonato organismo di monitoraggio del fenomeno di infiltrazione. La circolare UIF, ma anche segnalato dalle procure in giro per l'Italia, e così come emerge dalle evidenze, diciamo ci sono tre dinamiche di infiltrazione che si possono individuare. La prima, quella nelle frodi e schemi di riciclaggio nel sistema di sussidi e finanziamenti ex decreto liquidità, cura Italia, chiamiamolo come vogliamo. Di questo ne parleremo dopo. La seconda dinamica, infiltrazione in imprese e settori in difficoltà economiche, con problemi di liquidità. Quali sono? Sono quelli che in qualche modo combinano i problemi di liquidità a una preferenza storica della criminalità organizzata. Ricettività, quindi l'alberghiero allargato, la ristorazione, i bar, ma anche agenzie viaggio, organizzazione eventi, il commercio al dettaglio di generi non alimentari, penso innanzitutto all'abbigliamento, servizi per la persona, centri estetisti e via dicendo, trasporti, soprattutto quelli navali, aerei, su quelli su gomma c'è da fare un altro ragionamento.
Poi c'è l'infiltrazione come terza dinamica nei settori invece resi attraenti perché hanno beneficiato in qualche modo dall'economia derivante dalla crisi del coronavirus. Il commercio al dettaglio e la GDO, quindi il commercio di prodotti alimentari, il commercio di dispositivi medici, mascherine, guanti, disinfettanti ed altri, il commercio di prodotti farmaceutici anche all'ingrosso, e qua anche con casi di frode, contraffazione, prodotti rubati. Servizi di pulizia, smaltimento di rifiuti, soprattutto quelli ospedalieri, sanitari, imprese funebri, ahimè. E poi c'è quello della logistica e soprattutto dei trasporti su gomma. Allora, qua, diciamo, dopo questa carrellata mi vengono da fare due osservazioni che probabilmente fate anche voi, o perlomeno quelli che sono più addentro, questo ambito. La prima, ma questi non sono gli stessi settori dove investivano prima le mafie e la criminalità organizzata? A mio parere sì. Infatti, a mio parere, non ci sarà una rivoluzione copernicana, ma solo un processo in qualche modo moltiplicatore di accelerazione, con qualche specificità che, a mio parere, va monitorata. Ad esempio, potremmo assistere alla preferenza per ristorazioni e ristoranti con ampi spazi, no? Quindi, ad esempio, quelle catene anche di ristorazione con molti coperti, che peraltro erano già state oggetto di condizionamento mafioso da tempo. Seconda osservazione sui trasporti su gomma, che è un'area di estrema vulnerabilità e lo era già prima del coronavirus, e basti pensare proprio a pochi mesi prima del Covid, la vicenda di Ceva Logistics, per dirne una. E adesso con l'aumento esponenziale dell'e-commerce, la necessità di avere tanti soggetti che portano il pacco, i beni, no? Fino a domicilio, ci sarà un aumento esponenziale, una galassia di soggetti che è molto difficile da controllare, da monitorare e che si presta a fenomeni di infiltrazione, così come reati spia, come quello del caporalato, sfruttamento di lavoro, oppure dell'evasione, diciamo, fiscale e contributiva. Credo che se devo scegliere un settore su cui concentrare l'attenzione e il monitoraggio, da qua ai prossimi mesi, è soprattutto questo. E qua credo serva, in qualche modo, l'aiuto di tutti, cioè un ragionamento collettivo che da una parte aumenti migliore il monitoraggio tramite dati e dall'altro anche con un approfondimento qualitativo, semmai poi su questo ci torniamo. Ora, diciamo, questa è in sintesi quella che ritengo sia la fotografia di come stanno evolvendo le minacce. Ora, dato che il webinar parla di questo, a mio parere ci dobbiamo chiedere quali sono le implicazioni per la valutazione del rischio. E qua faccio qualche considerazione, in breve. La prima, siamo attrezzati, per identificare e valutare questi rischi nuovi? A mio parere, e sono ottimista, siamo attrezzati, o meglio, siamo potenzialmente attrezzati, se penso ai dati disponibili e alla conoscenza che stiamo acquisendo, che abbiamo acquisito. Quindi c'è una competenza, non in tutti, una competenza che va ricercata, che va allargata, ma siamo preparati. Prima implicazione. Ora veniamo alle note un po' meno positive. Seconda implicazione, l'Italia, l'economia italiana è evidente che è in ginocchio, soprattutto in alcuni settori, e bisogna rilanciarla in maniera rapida. E quindi noi non possiamo, ahimè, rischiare che la valutazione del rischio e la compliance facciano da zavorra. E così dobbiamo innanzitutto sopravvivere. Quindi va trovato un bilanciamento difficile, ma va trovato tra un controllo approfondito, ma allo stesso tempo in qualche modo rapido, leggero. E qua mi viene come paragone quello dei test rapidi, no? Per vedere se uno ha il coronavirus. Cioè noi dobbiamo essere in grado di fare test a campione, a tappeto, rapidi, veloci, leggeri, e poi fare degli approfondimenti, tra virgolette, clinici. E qua, diciamo, il decreto liquidità, secondo me, è l'esempio perfetto. Noi credo che le stime si attendano 3,5-3,6 milioni di richieste. In alcuni casi, diciamo, per alcune banche sono già caduti i server, no? Nei primi giorni delle richieste. Allora, è qua evidente che le banche devono implementare sistemi di, e anche qua uso un paragone, di triage, di screening veloce. E
E per questo devono dotarsi di dati con copertura globale, locale e strumenti intelligenti. Poi ci si potrebbe chiedere, ma non c'è già il protocollo in evoluzione tra SACE e il Ministero dell'Interno? Cioè non è sufficiente per risolvere il problema per la prevenzione? A mio parere no. A mio parere no, per due ragioni. La prima, l'ingresso della criminalità organizzata che c'è e ci sarà nell'economia non finirà tutto nelle maglie del decreto liquidità. Cioè ci saranno centinaia di migliaia di imprese su cui la criminalità metterà le mani e che non faranno richiesta di finanziamenti. Però avranno altro genere di contatti con banche, soggetti obbligati, con le imprese in qualità di fornitori, partner. Quindi credere che tutto il problema criminalità organizzata sia nel decreto liquidità è sbagliato. Secondo aspetto per cui non è sufficiente è che, questo è un discorso generale, ma una valutazione del rischio efficace non può passare solo dal controllo di una banca dati di nominativi. Questo anche se la banca dati nazionale antimafia è di eccellente qualità, probabilmente la migliore che c'è in Europa. Ma questo non lo dico io, cioè lo si legge tra le righe anche della circolare dell'UIF, cioè quando dice vanno valutati tutti gli elementi disponibili. E tutti gli elementi disponibili non significa solo la sussistenza di un nome di un soggetto in una banca dati antimafia. E questo in generale, cioè non possiamo pensare che la valutazione del rischio, sia nell'antiriciclaggio, nel controllo terze parti, nel controllo fornitori, si basi solo sulle banche dati cosiddette compliance. E qua voglio fare un esempio molto chiaro perché mi ha stupito. Allora, stiamo lavorando come ricerca con una banca dati, probabilmente una delle migliori tre che ci sono sul mercato di questo tipo. Se contiamo il numero di soggetti coinvolti a vario titolo, arresti, rinviati a giudizio, condanne per riciclaggio italiani, contiamo circa 2.800 individui negli ultimi 10 anni. Nello stesso periodo, se prendiamo i dati Istat, Ministero dell'Interno, vediamo 15.000 delitti di riciclaggio denunciati. Quindi c'è un oiato, una differenza che è fondamentale, perché vuol dire che se noi ci affidiamo esclusivamente alle banche dati, probabilmente vediamo solo un pezzettino del problema e del fenomeno. E quindi bisogna integrare, qua arrivo alla seconda implicazione, integrare con cosa? Con indicatori di anomalia, come ci ricorda, vi ricorda l'UIF negli ultimi 10 anni, diciamo, è un mantra in cui credo molto, che non guardino solo al passato, ma individuino rischi futuri. Indicatori di rischio che vanno aggiornati con il Covid. Cosa vuol dire aggiornarli con il Covid? Vuol dire innanzitutto aggiungere a indicatori di anomalia, diciamo, di comportamento criminale anche misure di natura economico-finanziaria che ci diano un'indicazione della debolezza patrimoniale, dei problemi di liquidità, diciamo, di natura finanziaria. In secondo luogo, si possono aggiornando i settori vulnerabili, pensando a quanto abbiamo detto prima. In terzo luogo, va fatto un ragionamento molto importante sull'assetto proprietario. Allora, qua dobbiamo imparare a usare indicatori di nuovo rapidi, veloci, che però ci consentano di vedere anomalie nell'assetto proprietario di diverso tipo, complessità di una struttura proprietaria non giustificata sulla base dell'attività svolta dall'azienda o sulla base delle dimensioni, presenza di veicoli societari opachi, anche in questo caso non giustificati, esposizione verso paesi a rischio, e i paesi a rischio non sono solo quelli evidentemente nella blacklist Gafi o nella lista in costruzione della Commissione europea, e altri specifici del Covid, cioè cambi di ragione sociale o di proprietà avvenuti negli ultimi giorni, settimane, e anche in questo caso in qualche modo non giustificati, liquidazione a prezzi non di mercato, altri artifici di governance, cioè ad esempio l'implementazione di procure speciali all'interno dell'azienda, oppure in senso più ampio, diciamo, l'utilizzo di cooperative, di sistemi consortili, reticoli molto complicati. Ecco, tutti questi sono anomalie che bisogna guardare.
È chiaro che uno può pensare che questo genere di controllo richieda un impegno molto gravoso. In realtà, quello che stiamo vedendo è che è possibile condensare queste anomalie in metriche facilmente applicabili a tappeto, quindi su centinaia di migliaia o addirittura di milioni di aziende. Proprio come Transcribe stiamo lavorando ormai da qualche mese, forse qualche anno, a cercare di condensare queste anomalie della struttura proprietaria. E anche qua i risultati ci hanno lasciato sorpresi, perché imprese con gli indicatori, diciamo, di anomalia con valori di rischio, hanno una capacità predittiva molto elevata e consentono di individuare poi imprese effettivamente poi finite in sanzioni o casi di enforcement. Magari di questo poi ne parlerà la Francesca Sibra. Vado a concludere. Quarta implicazione, i dati sono cruciali, dati qualificati, banche dati globali e locali. Quando dico globali vuol dire che soprattutto sugli aspetti di ownership non possiamo rimanere nell'ambito dei confini nazionali. Io ancora mi stupisco quando abbiamo soggetti obbligati che usano banche dati che si fermano ai confini nazionali. I casi, ma anche quelli recenti, legati al Covid, non si fermano lì. Quindi bisogna estendere. Però dicevo, i dati sono importanti, i dati sono cruciali, ma serve la capacità di interpretarli. Credo che lo sappiamo tutti, negli ultimi anni c'è stata una fascinazione verso software antiriciclaggio, sistemi predittivi, banche dati e via dicendo, ma questo ha anche generato molti falsi positivi, falsi negativi, perché c'è stato un utilizzo acritico. Ecco, credo adesso invece, ora che ci siamo portati i dati in casa, serva un ragionamento aiutato da chi anche fa questo lavoro, diciamo una personalizzazione, un approfondimento. I dati vanno interpretati. Concludo con l'ultima implicazione che, diciamo, in questa attività di interpretazione, allora ritengo sia opportuno, cioè dopo, diciamo, aver fatto questi testa campione, testa tappeto, sui casi positivi, allora va fatto un approfondimento in qualche modo clinico. Cosa vuol dire? Un approfondimento sui presidi e fattori di protezione che le controparti oppure i clienti hanno adottato per proteggersi dall'infiltrazione. Di questo ne parleranno meglio di me, professori Visconti e Vivona, però è evidente che la rischiosità non è solo intrinseca all'azienda, ma in tutto il contagio arriva soprattutto dalle controparti con cui questa azienda ha a che fare, anche da un punto di vista giudiziario. La fotografia è questa, ne parleranno meglio loro. E credo che il settore dei trasporti e della logistica sia proprio l'esempio più calzante in cui serva questa doppia visione, no? Quella di usare a tappeto dati, diciamo, indicatori di anomalie, e allo stesso tempo fare degli approfondimenti sui fattori di protezione. Si hanno modelli 231 efficacemente attuati, sistemi di controllo interno adeguati, sistemi di qualifica fornitori. Quindi, in sintesi, per concludere, noi crediamo molto che per la valutazione del rischio, ancora di più alla luce del Covid, sia necessario questo approccio duplice, no? Quindi testa tappeto, rapidi e approfondimento clinico. E in qualche modo, infatti, l'idea un po' di questo webinar nasce con due soggetti come Università di Palermo e anche Bureau van Dijk insieme a Arra, con cui ci troviamo molto legati e molto allineati su questo punto. E quindi, insomma, questa è la mia visione del problema in breve. Poi, se non sono stato chiaro, chiaramente sono disponibile a domande da remoto. Grazie, grazie Michele, no, sei stato molto chiaro e anzi hai lanciato una domanda interessante al professor Visconti, al professor Bivona, ovvero se quindi questi presidi, questi fattori di protezione dall'infiltrazione sono adeguati ed efficaci e come se ne può migliorare la loro valutazione. Ecco, giro questa domanda ai professori. Sì, inizio io occupandomi del versante giuridico, quello più
per certi versi defaticante, perché la legislazione attuale antimafia è molto articolata. Però ecco, in sintesi, io vorrei dare subito un messaggio: è molto attrezzata. Anche lì, sulla domanda che poneva Michele all'inizio, ce la possiamo fare, ma certo che ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare anche perché, soprattutto negli ultimi anni, a seguito della riforma del codice antimafia del 2017, noi abbiamo degli strumenti molto acuminati e intelligenti che si sono aggiunti a un approccio tradizionale. Qual è l'approccio tradizionale? Impresa criminale, impresa illecita, impresa mafiosa, la faccio fuori con la confisca. La incamero, poi si vede se riesco a tenerla nel mercato. Quello è l'approccio tradizionale. Noi abbiamo adesso un altro approccio che si affianca. Quindi impresa criminale va sempre colpita e sarà colpita anche nei prossimi anni, ma proprio lo scenario che ha descritto dal punto di vista socio-criminologico Michele, noi dobbiamo essere attrezzati a gestire un altro tipo di fenomeni in cui abbiamo imprese sane che vengono in qualche modo contaminate dalle infiltrazioni e dai condizionamenti della criminalità mafiosa. Ecco, rispetto a queste imprese, io lo dico chiaramente, l'antimafia deve essere un'antimafia di sostegno e di aiuto. E abbiamo due strumenti fondamentali che sono disciplinati dal codice antimafia, ma che appartengono a due anime diverse. L'anima amministrativa, mi riferisco all'interdittiva antimafia, che ha come protagonista il prefetto, e l'amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario previsti, disciplinati dall'articolo 34 e 34 bis, sempre del codice antimafia, che è invece uno strumento nuovo, relativamente nuovo, introdotto nel 2017, ammodernato nel 2017, che hanno entrambi delle caratteristiche comuni, benché vengano coltivati in ambienti diversi, prefetture, quindi prevenzione amministrativa da un lato, dall'altro provvedimenti giurisdizionali, quindi procure distrettuali e tribunali della prevenzione. Cosa hanno in comune? Che sono provvedimenti rapidi, cioè che hanno come obiettivo quello di agguantare, rilevare il tentativo di infiltrazione o il condizionamento in un'impresa, di dare una risposta immediata. Dunque, nel caso dell'interdittiva prefettizia molto dura, perché l'impresa colpita da interdittiva non può più contrattare con la pubblica amministrazione, sostanzialmente qualcuno ha parlato addirittura di ergastolo imprenditoriale, non può avere più rapporti con la pubblica amministrazione. Nel caso della prevenzione giurisdizionale, strumenti come l'amministrazione giudiziaria, il controllo giudiziario, che determinano o un parziale spossessamento dell'impresa, con l'inserimento di un amministratore giudiziario o una sorta di affiancamento, abbiamo il controllo giudiziario. Quindi sono strumenti rapidi, molto efficaci, che puntano a neutralizzare immediatamente il condizionamento e l'infiltrazione, ma che soprattutto hanno la prospettiva della bonifica. L'idea è: queste sono misure di protezione per le imprese. Vediamo quali sono i presupposti, perché sui presupposti, che sono molto simili, molto simili. L'interdittiva antimafia viene emessa dal prefetto quando rileva tentativi di infiltrazione tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese, l'articolo 84. C'è anche un ulteriore appendice: l'interdittiva può essere emessa anche sulla base di concreti elementi da cui risulti che l'attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata. Attiro la vostra attenzione su due paroline che ritroveremo: agevolazione, condizionamento. Questi sono i due parametri. Voi capite, sono espressioni piuttosto, se volete, elastiche, quindi ci può entrare di tutto se vogliamo. Però sono i due parametri, cioè l'agevolazione, qualcosa che l'impresa fa in qualche modo verso l'esterno, e il condizionamento, cioè qualcosa che succede all'interno dell'azienda in termini di
condizionabilità da parte degli interessi della criminalità organizzata. Anche qui, qual è l'elemento in comune? Si tratta, io sono un penalista e con qualche difficoltà do un giudizio sul profilo probatorio, nel senso che siamo di fronte a interventi amministrativi che vengono emessi in audita altra parte e su un plafond probatorio piuttosto affievolito. Si parla in giurisprudenza di più probabile che non. Ecco, quindi rapidità, flessibilità e anche agilità probatoria. Se passiamo alle misure di prevenzione giurisdizionali, troviamo, vedrete, le stesse paroline. L'amministrazione giudiziaria viene disposta quando vi sono sufficienti indizi, qui c'è magari qualche cosa di più che assomiglia alla prova penale, ma è assolutamente inferiore dal punto di vista quantitativo e qualitativo, quando l'impresa si ritrovi direttamente o indirettamente sottoposta alle condizioni di cui all'articolo 416 bis o comunque possa agevolare stabilmente, ed è il caso dell'amministrazione giudiziaria ex articolo 34, interessi criminali, o possa agevolare occasionalmente, in questo caso ci troviamo di fronte al controllo giudiziario, cioè la misura più meno invasiva, cioè l'affiancamento, il tribunale in questo caso, in tempo limitato che va da 1 a 3 anni, affianca l'impresa. Ora, se guardiamo alle spalle e cerchiamo di capire come le autorità, le agenzie di law enforcement hanno interpretato questi concetti di agevolazione e di condizionamento, noi troviamo il punto che Michele ha già messo in evidenza. Le aziende si contaminano quando entrano in rapporti ovviamente con terzi, ma su alcuni, soprattutto asset, cioè i fornitori, i partner, i clienti e per certi versi anche i dipendenti. Quelli sono i veicoli attraverso cui avviene l'infiltrazione. Poi stiamo attenti, se penso, ecco, da palermitano voglio parlare di casi del nord, così do il senso che occorre un po' abbandonare alcuni stereotipi. Ecco, queste forme di agevolazione e condizionamento hanno avuto un grande riscontro soprattutto nella piazza del nord, nord-ovest. Penso ai procedimenti per 34 subiti da Lidl. Anche lì l'area del procurement era stata infestata, no? Per cui c'era un passaggio di denaro e un affidamento di appalti a aziende legate alla criminalità organizzata di tipo mafioso. Penso al famoso caso TNT, no? Per cui alcune cooperative a cui TNT affidava la consegna dei pacchi erano in mano all''ndrangheta, ma penso anche a Fiera di Milano. Anche lì alcune operazioni erano gestite. Quindi vedete, sono sempre situazioni in cui l'azienda sostanzialmente è sana, ma parti di questa azienda entrano in qualche modo in rapporto con la criminalità organizzata. E quindi il tema qual è? Il tema è intanto avere molta fiducia su questi strumenti di intervento, non averne paura, che sono strumenti di intervento che hanno come obiettivo quello di sostenere le imprese che incappano in una forma di infiltrazione o di condizionamento a liberarsi e riprendere la loro attività. Ovviamente c'è un problema culturale, per esempio l'interdittiva adesso può essere in qualche modo riparata dall'azienda, chiedendo volontariamente, ai sensi del 34 bis, un controllo giudiziario. Questo è un strumento molto innovativo, una sorta di messa alla prova. Ma tutto questo, ecco il punto di caduta a cui vorrei arrivare, chiede alle imprese, ma alle imprese sane soprattutto, uno sforzo per mettersi su questa lunghezza d'onda, cioè da un lato capacità di presidiare attraverso un'analisi continua dei rapporti con i terzi, soprattutto nei prossimi mesi, nei prossimi anni, quando di queste forme di infiltrazione cambieranno molte facce, ecco, potranno prendere la faccia, ne parlavamo con Enzo qualche giorno fa,
a seguito di un'inchiesta recente anche di un bravo ragazzo del Grande Fratello, ecco, che ha partecipato al Grande Fratello e si presenta come imprenditore. Ecco, quindi essere capace di andare oltre le apparenze, di decifrare i soggetti con cui si ha a che fare e avere anche la capacità di rigenerarsi anche eventualmente in presenza di un intervento giudiziario o amministrativo. Certo, è inutile nascondersi che questa visione, che io chiamerei più antimafia selettiva e intelligente, deve passare nella cultura, ma già siamo molto avanti, delle forze di polizia, delle agenzie di controllo. I segnali negli ultimi tempi sono molto confortanti, altri no. Ma l'idea che deve passare è che le aziende sane vanno salvate dai condizionamenti, non vanno colpite. Questi provvedimenti sono provvedimenti che servono a salvare, le aziende. Le aziende, dal canto loro, ovviamente, possono ben fare la loro parte. Sì, su questi stimoli lanciati prima da Michele Riccardi e poi dal collega del Dipartimento Visconti, mi inserisco dicendo, riprendendo un po' i due aspetti trattati, anche quello da Michele, perché Michele, una delle domande che ha posto è dire: ma siamo attrezzati? E poi riprendendo il discorso del collega Visconti, queste misure di interdittive da una parte, l'articolo 34, diciamo, amministrazione giudiziaria dall'altra, come reagiscono le aziende, cosa possono fare le aziende. Allora, la mia osservazione, è che in teoria, siamo attrezzati, le aziende sono attrezzate. In teoria lo dico non come studioso e come professore universitario, ma lo dico come risultato dell'attività che stiamo conducendo ormai negli ultimi 10 anni in seno a questa unità del Dipartimento DEMS dell'Università di Palermo, in collaborazione con le aziende che a diverso titolo hanno avuto dei contatti o dei tentativi di infiltrazione con la criminalità organizzata. E sugli strumenti che noi abbiamo utilizzato e che abbiamo osservato in azienda, diciamo che può sembrare riduttivo per certi versi, ma dipende molto dall'approccio che abbiamo utilizzato. Da una parte abbiamo i modelli di organizzazione, gestione e controllo ex decreto legislativo 231 del 2001 e dall'altra parte abbiamo i sistemi di controllo interno. Non perché siano due strumenti completamente diversi, sono sicuramente diversi, ma non sono contrastanti. Però quello che noi abbiamo osservato lavorando con le aziende è che ogni tanto c'è una forte contrapposizione. Nei sistemi di controllo interno, negli ultimi decenni, mi verrebbe dire anni, ma in realtà mentirei, negli ultimi decenni c'è una ricerca continua dell'aspetto della legalità, la ricerca della trasparenza, la ricerca della rendicontazione. Ma spesso quello che noi abbiamo osservato nelle aziende che hanno dei sistemi di controllo interno deboli è che questi strumenti rispondono più a una logica di burocratizzazione, che è un po' strano parlare di questo concetto nell'ambito dell'azienda privata, no? Siamo più abituati a associarlo alle aziende pubbliche. Perché questo accade? Perché c'è la ricerca dell'adempimento all'ultimo provvedimento di recente GDPR ha invaso le nostre aziende e quindi ma siamo sicuri che siamo sicuri? Allora cosa succede? Perdiamo un po' di vista il business. E quindi il sistema di controllo interno che dovrebbe guidare le aziende nel perseguire gli obiettivi che si sono dati, quindi la vera mission dell'azienda è e rimane e deve rimanere il business, a un certo punto viene in qualche modo agganciata da questa forza centrifuga di legalità che dice: ah, ma dobbiamo mettere a sistema tutto, dobbiamo essere sicuri che dobbiamo evitare questi rischi. Però le due cose in questo modo vanno in contrapposizione e si creano le rotture. Ed ecco che poi sul modello di organizzazione nasce un sentimento di in qualche modo
di difficoltà, dire ma abbiamo già questo, dobbiamo mettere anche il modello di organizzazione. Ma cosa fa questo organismo di vigilanza? Quale contributo può dare? Allora, tutto questo cosa mette a nudo? Una cultura aziendale che non crede in questi strumenti. Cioè, molte volte vengono fatti perché magari qualcuno ce l'ha chiesto, ah, siamo in filiera con aziende molto più grandi, ce l'hanno chiesto, vediamo di trovare un consulente bravo che costi poco, naturalmente, ma è un'esigenza naturalmente ragionevole questa parte delle aziende, però per qualche modo nella spunta della checklist ho questo, sì, ce l'ho, mettilo da parte. No. Questo approccio, purtroppo, nei casi che noi abbiamo riscontrato, va a indebolire il sistema di controllo interno. Però ecco, usciamo un po' dall'astrattezza. Cosa vuol dire indebolire, il sistema di controllo interno? Cosa abbiamo riscontrato nei casi che abbiamo analizzato in questi anni? E parlo da aziende più grandi a quelle più piccole. Parlando con responsabili di un sistema di controllo interno, mi vengono in mente alcune sue parole, no? Che quando iniziamo a parlare delle relazioni tra il sistema di controllo interno e il modello 231, questo responsabile, un po' piccato, dice: un attimo, ma noi nel sistema di controllo interno abbiamo tutte le procedure del modello 231. E ho detto: bene, ok, ma vi siete mai preoccupati di fare un match tra queste procedure e le varie fattispecie di reato? In modo tale da avere contezza dei presidi che l'azienda ha creato e attualmente utilizza in modo efficace per la prevenzione di questi reati. Ma nell'ambito del sistema ci saranno. Ecco, questo approccio denota come non ci si crede molto sulla valenza di questo strumento del modello 231, che va veramente associato e integrato, ma non per creare delle procedure ad hoc. Ecco, le procedure aziendali devono rimanere le stesse perché devono essere quelle orientate a raggiungere gli obiettivi del business. Non devono cambiarsi, devono farsi la modalità di raggiungimento dell'obiettivo deve essere fatta in modo da avere una maggiore consapevolezza dei rischi associati. Quindi il proseguimento del business non va in contrasto con l'analisi del rischio. Quindi alla domanda di Michele che diceva siamo attrezzati, in teoria gli strumenti li abbiamo, però bisogna vedere come vengono attuati, come vengono implementati effettivamente. Cosa abbiamo riscontrato noi, ad esempio? Delle procedure sull'analisi dei fornitori molto baricentrate sulla analisi diciamo, tecnica e economica del fornitore. Un po' meno sugli aspetti reputazionali, un po' meno su quella che è la storia dei contatti di quell'azienda su un determinato territorio o interazione con altri soggetti legati, per esempio, alla criminalità organizzata. Poi parlerò anche dei presidi e degli strumenti per prevenire questi fenomeni, perché ci sono, anche qui sono perfettamente d'accordo. Altro ragionamento, altro schema che abbiamo trovato, gestione dei rischi, logica silos, sicurezza sul lavoro, ambiente il top, il resto poco importante, perché oggi la priorità è sulla sicurezza sul lavoro piuttosto che l'ambiente. Ma non è vero, perché se io nell'analisi delle mie controparti, prima veniva richiamato, trascuro tutta una serie di altri aspetti, rischio di fare delle partnership che inizialmente hanno tutti i prerequisiti, ma nell'evoluzione del tempo, quindi i cambi societari, i cambi di compagine, i cambi di governance, sono degli strumenti poi per l'entrata di soggetti poco raccomandabili. Allora, non soltanto quindi l'analisi ex ante, ma anche l'importanza del monitoraggio. Quindi la flessibilità degli strumenti di cui si parlava prima è fondamentale. Ma non dimentichiamo che ci vuole anche un'attività continua di monitoraggio, perché io posso accreditare oggi un partner e a distanza di 6 mesi, 2 anni trovarmi con un altro soggetto, che potrebbe comportare, come abbiamo visto, le cose che diceva il collega che mi ha preceduto, anche il fenomeno di risalita. E quindi io mi ritrovo invischiato in accadimenti che non avrei mai voluto. E su questo noi abbiamo lavorato con un'azienda, ad esempio, che su un appalto di 7 milioni di euro diciamo, è stata destinataria di un'interdittiva perché su un affidamento di servizi
aveva sforato la soglia dei 100.000 euro su 7 miliardi di euro. Quindi diciamo anche qui bisogna stare attenti che il tema non è sulla dimensione complessiva, perché anche la cioè, come diceva il collega Visconi, intanto dice non esiste il reato di corruzioncina, esiste il reato di corruzione, a prescindere dall'entità, e questo per le aziende è un grosso problema. Altro tema importante nell'ambito dei sistemi di controllo che vengono spesso tralasciati, anche il modello di governance, il modello di business. In alcuni casi abbiamo visto come aziende organizzate sul territorio centralmente adottano delle rigide procedure monitorate periodicamente e sulle periferie c'è un po' di rilassamento. E questo cosa significa? Agli occhi di un osservatore esterno cosa significa? Che tu vuoi dare un'idea che l'headquarter funzioni in un modo, ma poi le branch sul territorio fanno quello che vogliono, e questo diciamo, è un segnale evidente di debolezza del sistema di controllo. Ora, quali strumenti in chiusura? Gli strumenti ci sono, certamente lavorare in una logica integrata di analisi del rischio che insiste realmente sul modello di svolgimento del business, questo lo ritengo fondamentale. Poi ci sono altri strumenti che lo Stato ci mette a disposizione, le white list. E qualcuno potrebbe dire, dice sì, ma le white list sono soltanto per alcuni settori, ma io posso anche utilizzare la stessa logica di chiedere le autodichiarazioni agli stessi soggetti che vengono censiti nell'ambito delle white list. Quindi in realtà quello è un falso problema. Sì, si tratta di organizzarmi internamente per avere le conoscenze, capire cosa chiedere e come monitorarlo tempestivamente e periodicamente. Quindi avere un sistema dei fornitori qualificati in modo opportuno e sempre aggiornato. E quindi diciamo i meccanismi in realtà ci sono. Quello che spesso manca è una cultura che predilige, diciamo, in alcuni casi anche l'efficienza e trascura tutti quelli che sono i rischi associati alla modalità di svolgimento dell'attività. Quindi la risposta alla domanda è sì, teoricamente abbiamo gli strumenti, dovremmo insistere maggiormente sulla formazione, ecco, delle persone, ma non soltanto dei responsabili, perché se parliamo con i responsabili certamente ci diranno che loro hanno tutte le conoscenze e le competenze, e poi la struttura che non segue. Quindi diciamo una iniezione di cultura che diciamo vada dal vertice all'ultimo dipendente la ritengo una cosa indispensabile. Grazie. Grazie professor Bivona, sono concordo telegraficamente assolutamente con lei, perché la lotta alla criminalità e all'antimafia si fa con la cultura, ma questo va sempre ed è doveroso ripeterlo in tutti i campi, la cultura deve essere alla base di qualsiasi lotta alla criminalità. Io vorrei però fare una domanda telegrafica e una risposta telegrafica al professor Visconti. Sì. Professor Visconti, dal pubblico a casa, dagli amici a casa, domanda molto rapida, se lo strumento del rating di legalità delle imprese può aiutare a definire le aziende sane. Sì, guardi, è un po' come la white list, come sapete è un sistema di certificazione gestito dall'Agicom e che ha una serie di requisiti interessanti. Ovviamente io sono diffidente un po' in generale sui sistemi di certificazione che hanno una poi dinamica documentale ed esclusivamente documentale, però se fossi io un imprenditore o gestissi non so come si dice l'area del procurement di un'azienda, certo un'azienda con la rating di legalità la preferisco a un'altra che non ce l'ha. Ecco, quello è un parametro interessante, quello è una serie nel paniere degli indicatori che io posso utilizzare, quello è un indicatore positivo. Se ce l'ho nel mio fornitore io sono più contento, e se io non ce l'ho farei di tutto per averlo il rating di legalità. Su questo, se posso
Credo Costantino abbia usato una parola giusta. È uno strumento del paniere, cioè non esiste un rating, un indicatore sufficiente. È necessario, e qua ritorno anche un po' al punto che si diceva, avere la capacità di metterli insieme. Io Scusa credo che Michele, scusa se ti interrompo perché questo è un punto importante anche per le imprese, secondo me, perché vedete, noi dobbiamo stare attenti. Noi siamo perché si realizzi sempre di più una partnership pubblico-privato nella lotta contro la criminalità organizzata e contro le infiltrazioni. Però stiamo attenti a non caricare troppo le imprese, ciascuno deve fare il suo dovere, le imprese devono fare business. E allora da questo punto di vista questi sistemi di certificazione sono certamente un aiuto e un sostegno. Soprattutto su un versante, vorrei essere molto diretto senza girare attorno alla questione. Se io un giorno sono chiamato, io impresa, a giustificarmi del perché nella mia azienda mi ritrovo una serie di soggetti che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa ha rilevato come soggetti legati alla comunità organizzata, la prima cosa che devo saper dire è perché li ho scelti. E se il processo decisionale che mi ha portato a scegliere quel fornitore è assistito e documentabile da una serie di indicatori indiscutibilmente trasparenti, beh, allora non è un problema mio se poi quel soggetto si scopre avuto legami con la comunità organizzata. Questo è il punto, la motivabilità di una decisione imprenditoriale sulla base di procedure e criteri che sono trasparenti e condivisibili. Quindi, da questo punto di vista, whitelist, rating di legalità, sono tutti strumenti molto importanti nell'ottica dell'impresa di difesa delle proprie scelte. Grazie, grazie per la risposta. Adesso vorrei coinvolgere invece Buro Van Dijk, la dottoressa Sibra, e tra l'altro il professor Riccardi all'inizio del suo intervento ha richiamato quanto sono importanti anche gli strumenti intelligenti. Ecco, come la dottoressa Sibra vorrei chiedere se oggi è possibile avvalersi e come di queste banche dati intelligenti e di questi indicatori di rischio integrati. Buongiorno a tutti, scusatemi a causa di problemi tecnici non riesco a utilizzare la webcam. Ci avvaleremo comunque di una presentazione in sottofondo. Allora, dal punto di vista del data provider, abbracciamo in pieno quella che è la visione, di un approccio alla mitigazione e alla gestione dei rischi tramite strumenti che non siano solo informativi, ma che operare un'integrazione all'interno di altri contesti, in modo tale da dare un risultato predittivo. E per agganciarci al contesto Covid e alle minacce che sono emerse e che stanno emergendo, appunto è evidente, è stato descritto anche prima, come il rischio di infiltrazione delle organizzazioni criminali sia in effetti concreto, è un processo del tutto in corso e anche in rapida evoluzione. Per inquadrare questa situazione anche dal punto di vista temporale, potremmo dire oggi che ci troviamo a cavallo di due fasi, le fasi che sono state identificate dall'Europol in un recente report relativo al rischio dell'infiltrazione della criminalità organizzata all'interno del tessuto dell'economia legale. Farà una riflessione particolarmente incentrata su quelli che sono gli organizational crime. Siamo a cavallo di due fasi, una fase iniziale di breve periodo, quella del Covid, dove le organizzazioni criminali stanno operando con frodi, cybercrime, contraffazione, ma con l'allentamento delle misure restrittive, del lockdown, stiamo avvicinando a una seconda fase, una fase che definirei medio periodo, in cui continueranno frodi, contraffazioni, c'è cioè per esempio un enorme timore di distribuzione all'interno dei vaccini Covid contraffatti. E si affiancheranno a questi fenomeni anche attività di riciclaggio di denaro. Questo tramite di collegamenti con paesi offshore,
per tramite di società veicolo, quindi Shell Company. E in questa seconda fase, in questo medio termine, l'euro con l'evidenza, è quello di avere degli illeciti che corrono sotto traccia, cioè che il rischio è di accorgersi troppo tardi di quello che sta accadendo, che ne avremo visibilità solo nel lungo termine. E quindi i fari puntati sono massimi, cioè massima sensibilità da parte degli operatori di mercato, volersi dotare di tutti gli strumenti possibili per mitigare, per gestire questo rischio. Quindi sappiamo benissimo quella che è la pressione che in questo momento sugli operatori di mercato, dalle pubbliche amministrazioni che devono gestire gli appalti all'operazione di finanziamenti o di garanzie, con il timore che questi appunto siano nelle mani sbagliate, a quello che è l'aspettativa dell'antiriciclaggio per quanto riguarda le banche, gli istituti finanziari, come è stato appunto fatto presente prima, le vulnerabilità delle aziende che oltre ad essere in da una crisi di liquidità vedono la loro supply chain sempre più permeabile a quello che è il rischio di infiltrazione delle organizzazioni criminali. Sono dinamiche di medio periodo che proseguiranno poi in una fase più lontana, di lungo periodo, che ha ancora i contorni indefiniti, è difficile andare a disegnare, però si ipotizza che in questa fase di lungo periodo saranno ancora più intense le attività di riciclaggio di denaro. Ci sarà un alto rischio di corruzione termine e frodi soprattutto per finanziamenti. Quindi nella logica di mitigare, di gestire questi rischi, diciamo, ci sono delle istituzioni anche che hanno già passato dei messaggi. Per esempio lui fa già da tempo invitato i soggetti obbligati a ricalibrare i propri strumenti, i propri indicatori di rischio, e fortemente l'accento sulle anomalie degli assetti societari, quindi ha invitato a un alto scrutinio degli assetti societari nella loro qualitativa e anche dinamica. Quindi riteniamo che dal punto di vista dell'information del data provider sia necessario un approccio globale e che sia anche come si giustamente osservava prima, è necessario che all'interno di un sistema a supporto di gestione di queste attività due dimensioni, quella locale e quella globale. Quella locale perché consente di avere la massima granularità su determinate informazioni, ma al tempo stesso è importante che queste informazioni che hanno una dimensione locale valorizzate, standardizzate ed inserite all'interno di un contesto internazionale, di un contesto globale. E questo perché è poi necessario operare dei confronti e tenere sotto monitoraggio le evoluzioni di questi scenari. Siamo diciamo orgogliosi come Bureau van Dijk di gestire questa metodologia all'interno delle nostre soluzioni, e oggi per esempio grazie a questo approccio abbiamo oltre 150 milioni di titolari effettivi all'interno della copertura, che appunto copre tutto il mondo. E inoltre è importante che questi dati siano collegati. Per esempio è importante riuscire a collegare le aziende con le aziende con le persone, ma anche le persone con le persone. Parlavamo prima della necessità di avere anche degli indicatori di rischio, degli indicatori che diano le fotografie. Tra questi indicatori, noi siamo partner da diversi anni di Tech, appunto con Crime and Tech, quindi il mondo accademico che ci offre l'approccio scientifico, abbiamo avuto la possibilità di vedere da vicino quelli che gli indicatori di rischio riferiti all'infiltrazione di criminali nell'economia legale, riferiti a un contesto territoriale piuttosto che a un contesto geografico. Per esempio produce anche degli indicatori di rischio dell'infiltrazione mafiosa a livello municipale, quindi ogni oltre 8.000 municipi presenti sulla penisola ha una valorizzazione del rischio.
E quindi questa collaborazione con il mondo accademico, in particolar modo con Crime and Tech, ci consente di estendere sempre di più quella che è la gamma dei servizi che offriamo, e che ha un approccio scientifico. Parlavamo prima di analisi degli assetti societari, quanto è importante appunto gestire una componente globale nella valutazione degli assetti societari. È importante appunto che oltre alla dimensione globale ci sia, e quindi territoriale, venga valutata e compresa anche la dimensione temporale, cioè devo essere in grado di guardare al passato e raffrontarlo col presente per capire quelle che sono le variazioni degli assetti societari, verificare se ci sono per esempio delle attività di stretching da parte delle nostre aziende italiane verso giurisdizioni offshore, per esempio, piuttosto che il ricorso, l'inserimento di società veicolo all'interno della struttura societaria, così come andare a valutare per esempio il turnover del management o le variazioni delle ragioni sociali. E certamente ha una valenza importantissima la possibilità di gestire un costante monitoraggio su queste strutture societarie. Sempre in Bureau van Dijk abbiamo messo a punto le letture spinte degli assetti societari, quindi siamo andati a identificare dei modelli matematici che abbiamo tradotto in algoritmi e che sono in grado di identificare delle situazioni di controllo all'interno degli assetti organizzativi, gli assetti di ownership, anche quando le quote di controllo, le quote di partecipazione sono residuali. Proprio per darvi degli esempi, abbiamo visto che si possono controllare le aziende anche avendo solo lo 0,5% di quota di controllo all'interno di una struttura societaria. E abbiamo visto che in questi casi si tratta di situazioni tendenziose, fatte proprio con l'intento di non essere viste con i classici tradizionali strumenti di lettura degli assetti societari. Uno degli ultimi anche delle ultime attività su cui ci siamo cimentati, e su questo ringrazio tantissimo Crime and Tech, che è stato nostro partner in questa attività, è stata l'elaborazione di indicatori di opacità della struttura societaria. Sono indicatori che sono stati prodotti proprio perché Crime and Tech ha guardato da vicino quelli che sono i dati degli assetti societari di Bureau van Dijk, e nel guardarli da vicino è riuscita poi a costruire un algoritmo delle metriche di analisi che vanno a produrre un indicatore sintetico, un indicatore rapido, come diceva prima Michele Riccardi. È un indicatore di sintesi, ma che racchiude al suo interno diverse letture, diverse prospettive, quindi che va a vedere, per esempio, l'esposizione a giurisdizioni a rischio, la non disclosure completa della proprietà, la presenza di anomalie, perché ci sono delle strutture, per esempio, eccessivamente complesse rispetto a quella che è la tipologia di business della società. Sono insomma degli indicatori che fungono un po' da termometro, che riescono a fare in modo rapido delle verifiche a tappeto, quindi delle campionature, ma che sono anche un valido supporto per le attività di analisi singola, di adeguata verifica, che può, di fronte a delle situazioni di anomalia, poi proseguire nella forma di una verifica rafforzata. E in termini di predittività, abbiamo visto che questo tipo di indicatori ha una predittività molto alta. Per esempio, le società che presentano un alto livello di rischio hanno 70 volte in più la possibilità di avere un titolare effettivo in blacklist. Se guardiamo invece, questo a livello, è una riflessione a livello globale, se guardiamo invece il dato e facciamo questa analisi nel perimetro italiano e confrontiamo per esempio il campione che possiamo individuare banalmente intercettando quelle che sono le società italiane con un'esposizione verso paesi offshore, quindi guardando alla disponibilità del titolare effettivo piuttosto che a collegamenti azionari, e raffrontiamo questo campione identificato con il campione che riescono ad identificare questi indicatori, beh, vi devo dire che il campione in questo senso aumenta di 6 volte tanto, quindi riescono ad avere un raggio di azione superiore, più potente rispetto alle classiche letture che si possono fare. Abbiamo, diciamo, poi guardato nel merito di
queste analisi anche con riferimento a particolari settori. L'abbiamo fatto per il gaming, recentemente l'abbiamo fatto anche sul settore immobiliare, quindi sul settore immobiliare, per esempio, raffrontando quello che è il campione di società italiane che sono esposti a giurisdizione offshore, incrociando questo campione, confrontandolo con le società italiane che hanno un indicatore di opacità molto alto, il campione in questo senso aumenta di ben 4 volte. Tutto questo per dirvi, poi arrivo alla conclusione perché esaurito il mio tempo a disposizione. I dati certamente sono importanti, sono cruciali, ma serve poi la capacità di leggerli e devono essere anche gestiti, integrati all'interno di sistemi che riescano a pescare da più dimensioni. Quindi è importante, per esempio, incrociare i dati esterni, quelli che possono fornire i data provider, con i dati interni. Questo significa anche gestire dei big data, tanti data, dei cosiddetti data lake. Ma oggi ci sono appunto le soluzioni valide per fare questo tipo di attività che provengono dal mondo della fintech, della regtech, senza dimenticare chiaramente che poi il passaggio ultimo di tutto questo processo è sempre l'uomo, l'analista, che diciamo ha il comando e il controllo poi di questo processo di analisi. Grazie. Grazie, grazie a te Francesca. Adesso l'ultimo intervento al dottor Tobruk. In questo contesto, come cambia l'analisi degli indicatori di rischio finanziari? Allora, un po' come accennava Michele inizialmente, ma anche riprendo alcune parole di Francesca, anche gli indicatori e i rischi di rischio finanziario cambiano e vanno aggiornati in questo periodo. Numerose sono le ricerche sia a livello nazionale che internazionale che hanno evidenziato come l'impatto del Covid abbia messo in serie difficoltà moltissime imprese di svariati settori. Mi ripeto, ma tra i più colpiti possiamo citare l'industria manifatturiera, in particolare l'automotive, il turismo con alberghi e ristorazione, ma anche ad esempio trasporti aerei e ferroviari. È anche vero però che in questo periodo, ad esempio, ci sono delle aziende che hanno visto incrementare il loro fatturato. Penso ad esempio alle aziende farmaceutiche, al commercio online, all'alimentare o anche ad aziende che producono apparecchi medicali. Ovviamente molto dipenderà anche dal perdurare della crisi generale, ma possiamo prevedere che ci sarà un calo generale del fatturato, un aumento dei debiti finanziari a breve e una riduzione del capitale circolante netto delle imprese. E la conseguenza, anche questo già anticipato da Michele, sarà meno liquidità disponibile e sempre più ritardi negli adempimenti da parte dei clienti. Quindi è importante in questo periodo avere e mantenere informazioni abbastanza aggiornate, gestire al meglio sia la parte di liquidità che la gestione dei crediti commerciali. È un ruolo importante, lo avrà la comunicazione che si terrà tra clienti e fornitori, e poi bisognerà capire un po' come impatteranno le misure a sostegno per le imprese che il governo ha messo in atto. Ovviamente le informazioni sono importanti, ma in questo specifico periodo è importante tenere sotto stretto monitoraggio sia i clienti ma anche i fornitori, andando quindi a mappare non solo una parte di informazioni di rischio reputazionale ma anche di rischio finanziario per avere poi evitare di avere problemi nella supply chain. Per tutto questo Bureau van Dijk ha deciso di mettere a disposizione dei propri clienti un nuovo modello di score insieme allo score tradizionale. Questo score verrà aggiornato mensilmente e prenderà in considerazione due elementi fondamentali, soprattutto in questo periodo, come l'andamento del settore e diversi fattori macroeconomici che sono fortemente legati alla modalità di supporto alle imprese attraverso poi politiche economiche e fiscali che saranno sicuramente diverse da paese a paese. Il nuovo score ci permetterà quindi di stimare con una migliore approssimazione quella che è la capacità di debito delle aziende ma anche di interi settori.
E inoltre, visto l'urgenza e la necessità di avere sempre news tempestive, quindi di avere sempre le informazioni più aggiornate possibili, all'interno dei nostri tool andremo ad integrare un nuovo modulo sviluppato dai nostri colleghi di Moody's Analytics. Stiamo parlando del Credit Sentiment Score, che grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale riesce a intercettare bad news e articoli di stampa a livello mondo e identificare quindi i primi segnali di deterioramento del credito nelle aziende. Gli algoritmi poi di machine learning assegneranno un peso, uno score a questo tipo di informazioni. Concludo dicendo che Bureau van Dijk in questo periodo e cercando di farlo nel minor tempo possibile ha messo a disposizione e come sostegno per le imprese tutte le sue expertise per andare poi a dare un sostegno concreto a chi si occupa del rischio a 360 gradi. Grazie dottor Tobruk. Stiamo avvicinandoci alla conclusione, però io terrei molto a fare due domande, magari con delle risposte molto rapide. E, approfittando che c'è molto interesse a casa, ci sono due domande che proprio arrivano da casa. Una è diretta al professor Riccardi, l'altra è aperta a chi vuole rispondere. La prima domanda al professor Riccardi: ci chiedono, ma la banca dati nazionale antimafia che ha citato è accessibile ai privati, ad esempio alle banche o altri soggetti? No, non è accessibile. È nata e nasce ad uso quasi esclusivo di fatto delle autorità pubbliche coinvolte a vario titolo nel contrasto. E possiamo anche immaginare le implicazioni che avrebbe aprire una banca dati del genere a tutti i soggetti privati, ovviamente. L'accesso, diciamo, di cui si parla in questi giorni legato a SACE è proprio circoscritto in qualche modo esclusivamente ai controlli per il decreto legalità, però no, i soggetti privati non possono accedervi e, come dicevo prima, è una delle ragioni fondamentali per cui non possiamo pensare che un accesso a una banca dati con nominativi di soggetti coinvolti in eventi passati sia sufficiente per valutare il rischio di controparti, clienti, e quindi sia necessario integrare invece con tutti gli elementi a disposizione, come dicevo, cioè il set di indicatori, flag, rating di legalità, iscrizione a whitelist e costruire una valutazione opportuna. Banche dati con soggetti non sono sufficienti e né le migliori sono accessibili. Sì, grazie per la risposta molto chiara e rapida. Invece vorrei fare adesso sempre una domanda che arriva dal pubblico a casa, aperta, sentitevi liberi di rispondere anche più di uno. Ci chiedono se questi strumenti di prevenzione e di gestione del rischio di cui abbiamo parlato oggi, pensati in primo luogo per le imprese private, possano estendersi o adattarsi anche alle pubbliche amministrazioni, enti locali in primis? Chi vuole prendere la parola? Fanno i timidi, io sarò telegrafico, assolutamente sì, anzi per certi versi, lasciatemi passare il termine, un approccio aziendale, no? Da parte di enti locali e autorità pubbliche nella valutazione del rischio delle controparti è auspicabile e che gli enti pubblici e le autorità che hanno peraltro anche maggior accesso ad alcune banche dati e ad alcune informazioni possano usare gli stessi strumenti che usa l'ufficio antiriciclaggio di una banca, il dipartimento procurement o controllo interno di una società corporate. Assolutamente sì. Sì, prego. Michele, non è che mi veniva un po' da sorridere, perché sulla pubblica amministrazione negli ultimi anni, a torta ragione, si è parlato bene e male dei piani triennali di prevenzione della corruzione, della trasparenza, sperando che l'adozione di questa norma in Italia potesse diciamo,
azzerare la corruzione? Certamente no. Però e anche qui dipende molto, diciamo, dall'approccio che viene utilizzato dalla singola pubblica amministrazione nella costruzione di questi strumenti. Ma questo lo ha certificato chiaramente l'ANAC. Nei primi anni l'approccio lì è stato assolutamente formalistico, quindi su questo non spendo altre parole. Però ecco, nell'ambito degli strumenti attivati, certamente la pubblica amministrazione può farlo. Ne parlavamo proprio in questi giorni con Michele Riccardi sull'analisi delle controparti che può fare un ente pubblico, un comune, nel caso di un affidamento di un lavoro. Certamente un ente pubblico ha maggiore facilità di intercettare alcuni flussi informativi perché ha un dialogo aperto, per esempio, con la prefettura, cosa che un privato non può fare. Ma questo è previsto espressamente dalla norma nell'analisi del rischio che l'ente pubblico possa interagire con altri soggetti pubblici sul territorio che sono detentori di una serie di informazioni utili. Quindi mi viene a pensare alle prefetture, ma non soltanto alle prefetture. Quindi certamente sì, tuttavia devo riscontrare che anche qui si va un po' a macchia di leopardo. Ci sono alcuni enti pubblici che hanno adottato questo strumento per rivedere i meccanismi di funzionamento, i processi interni all'ente e quindi fare una seria analisi del rischio, altri hanno seguito un'altra corrente. Quindi la risposta è assolutamente sì. Se posso, grazie, scusate, grazie a tutti. Diciamo che prego. Scusate, sì, sono Francesca Biro Van Dijk, se posso intervenire anch'io telegraficamente. Sì, prego. Commento per quello che è la nostra prospettiva, sì, assolutamente sì, con il caveat che ci sia comunque un adeguamento chiaramente della soluzione sulla base di quelle che sono le esigenze. Si parlava prima di personalizzazione, nel senso di la soluzione va calibrata sulla base del contesto, quindi ci sono delle best practice che sono replicabili all'interno di diversi settori, ma chiaramente poi ci sono delle particolarità di cui tenere in considerazione nell'andare a dare forma a quello che è il dispositivo ed il presidio in uso. Grazie Francesca. Io mi avvierei alle conclusioni. Vorrei tirare semplicemente una in estremissima sintesi dei messaggi. Il professor Riccardi ci ha ricordato che siamo attrezzati ad affrontare questa emergenza, ma possiamo fare di più. Il professor Visconti ci ha sensibilizzato sul fatto che bisogna aumentare nella capacità di diciamo preventiva di questo rischio l'elemento di selezione delle controparti. Il professor Bivona ci ha ricordato che non bastano i sistemi di controllo interni burocratico formali, ma bisogna andare verso controllo interni più dinamici e più efficaci, e Bruno Van Dijk ci ha spiegato e ci ha ricordato come è possibile farlo oggi anche con l'applicazione della tecnologia intelligente e gli strumenti intelligenti. Ecco, io non aggiungerei altro, è stato estremamente interessante personalmente per me, immagino anche per tutti gli amici da casa, e passo la parola, vi ringrazio personalmente e di questa conoscenza anche personale che mi onora, e passo la parola a Chiara per i saluti. Confermo che è stato interessante per i partecipanti, tant'è che abbiamo ancora molte domande a cui non siamo riusciti a dare risposta, ma che poi gireremo ai relatori in modo che possano rispondervi direttamente o magari pubblicando un documento sul sito ARRA. Vi ricordo che il video di questo webinar insieme alle slide saranno disponibili nei prossimi giorni sul sito ARRA, vi manderemo un link per poterli rivedere. E chiudo ringraziando i relatori e anche chi tra i vostri colleghi è stato con me nel backstage per aiutarmi a gestire le numerose domande arrivate oggi. Grazie a tutti e una buona giornata. Grazie a voi. Saluti. Arrivederci.